Pronti? Sì. Ok, ci siamo, va bene. Posso quindi... ma siamo tutti in stream, perché io c'avevo paura di farvi vedere, perché c'avevo paura. Siamo tutti in stream, sì, ma io prima ho fatto un elicottero col cazzo, però ho paura che tu eri già in stream. Ma davvero l'hai fatto? Sì, sì, l'ho fatto. Mamma mia, io l'ho detto. Ho detto, guarda, non ve li metto perché secondo me Zano potrebbe tirar fuori il cazzo. Infatti l'avevo fatto. Porco Dio. Yes, quel buchetto sui pantaloni. Zinner chilling. Allora, aspetta, quindi posso levare questo? Invece no, e ho fatto vedere Team Speak, sti cazzi. Allora, se mette l'offi chill. Posso levare questo e quindi posso farvi vedere? Sì? Sì, stai nel chill. Nel chilling, sì. No, mannaggia. Che organizzazione! Non mi so. Da folli dici, Marzo. Mamma mia, c'è sta caricata. Ma cosa fa? Ma è un campione. Mamma mia, questo è un pazzo, signori. Ma dove va? Guarda la vena. Guarda la vena. Fronte gli esce quando fa stupido. Bello, Trexung. Ma dove la mette, Don? Come la sta mettendo? Dove l'ha messa? Aiuto, c'ho troppa roba, aiuto. Ma quella vena che è? La cordicella che tira il pesce. Grande, gamba. Grande, GG. GG, dici. Il Cappus. Che giocatore pazzesco. Ragazzi, devo capire bene come ma... Allora, quindi quello schermo non lo devo più toccare. Potrebbe darmi uno schermo blu grosso quanto una capanna, secondo me, sta roba. Però io se trasta, nerd chilling. Allora, così... Questo de là, i sub dove stanno? De qua? Iscrizione. Nerci. No, il cavallo sopra il Marzone. A Marzo te stai a baciare con un cavallo in questo momento. Fammi bere un goccio d'acqua, va. Quindi io qua posso aprire perché si vede nel chilling. Ok. Iron, grazie per i 4. Bafio, grazie per i 2. Bentornati, ragazzi. Grazie per i 100. Batta, Palaz, grazie per i 100. Simo, grazie per i 100. Bah. Ah. Pollicione in su. Ci sto a capinca. Ah, ok. Ah, se fa. Ma sei un po' spento, però. Grazie. No, Trexon, se fa boom, Zinner chilling. Se devo andare a fare le storie su Instagram. Cioè, metto le storie su Instagram. Poi se vola. Se vola, se vola. Che t'hanno detto, Marzo? No, ma ho fatto il sub di livello 3, sì. Cavallo quello dorato. Un malato questo! Mamma mia. Ok, stavo un attimo mutato a ringraziare. Che buffone. Marco, Zano, grazie agli 11 dosa, grazie dei 9. Allora... Ma chi? Grazie per i 50. Oh, ma allora... Perché una crema, ragazzi. 10 e 30. No, vedo, Zano. Mettere la palla a sinistra, che se la trovo. Ah, sì, toccami la mano. Ma io... No, ma tu... Oh, ma Giammo si è messo le cuffie. Ma no, che no, ma sto dall'altra parte. Sì, qua. Io devo toccare il fazzo. Ragazzi, perché io vedo Onaz. Io vedo Onaz. Io sto a toccare. Quindi sì, se io metto qua, da te si vede. Io sto a toccare il fazzo. Mettimela dall'altra parte, mo. Oh, guarda che bello! Marzo! Dove sta? Marzo, io invece per toccare a te da qua. Io devo piarfare. Agro, grazie per i 7, bentornata. Agro, grazie dei 6. Monca W. Sì, un po' di Monca W. Io, signori, gli stavo dicendo che il contenuto in realtà si potrebbe tranquillamente fare con le domande che non vanno piccate. Perché ci sono solo domande su chi c'ha il cazzo più lungo. Oh, su quanto è grosso il naso di Zano. Cazzo. 2020, signori. Ah, e poi insomma. C'è Gino, ovviamente. Una fracca di Gino, zio. Yeah, gli piace. Forse è stato un errore fare le domande a te. Grazie, gli 8. L'ho spammato anch'io, quindi probabilmente quella tipo del vero che il Marzone ha il cazzo di 96 centimetri. Quella era perché l'ho spammato io. Se l'avesse fatte Zano le domande, era tipo, insomma, tipo così 450. Era tipo, ma Gianmarco mette canteati di Gianmarco mette canteati di botta, grazie al sub, Jack, grazie dei 9. Mistero, fammelo spammettere. Quindi, però, aspetta. Ci hanno chiesto se andremo mai ad Anzio. Questa è una bella domanda. Anzi, io sto già lì. C'è sta uno, raga, che fa... Ah, oh, potete venire Anzio una volta. E il K nel gruppo scrive, ma che è Anzio? Ma dove vivi, K? Ma non ti vergogni, ma vergogni. Sì. Salutacci, grazie per i 2, bentornato. Non sai dove sta Anzio, sei un buffone. Cormor, grazie ai 300, bello. Mazzo, faccio una volta sola. Una volta e va. La volta è ba. Yes. Guarda che Gianmarco è capace. Io sì, vabbè, io lo so fare con tre. Però non fammi vedere il tuo trucco da circo.
Porco Dio, mi sono cagato in mano. Mannaggia la Madonna. Che inoltre la pizza, inoltre la pizza a domicilio. La pizza dentro la casa. Dentro casa. Ma che è, Marzo? Mi sono scaricato l'accendino. Ma che è quell'altro? Guarda che accendini che mi ho preso di becca, sì. A me vedete, Nerchilling. Voi lo leggerete in chat, da me lo leggeranno male, voi lo leggerete bene però. Aspetta. Oddio. Aspetta. Un cazzo se fa, come fanno quelli? Non t'allarga. Che poi... calla. Dai, porco. Insomma. E calla. E calla. Beh, non ti allarga te, Cria. Ah sì, puoi fare il combo. Tanto non ti allargherai mai, probabilmente rimarrai quello 40 kg peso forma. Ma fratello, no, tu non hai capito. C'è questo qua che fa Enamo e sotto c'è la traduzione in inglese con scritto And let's go. Ah, ma lo sai da dove arrivano? Mi sa. Lit. Quindi poi mi è venuto in mente tipo Travis Scott, no? Immagino fa It's lit e fa Enamo. Tipo sotto le canzoni. Mi sa che so di una pagina Instagram, lo sai? C'è una pagina che so tutta roba romana. Vende tutta roba romana con le traduzioni in inglese. Cri, l'altro giorno scorrevo proprio gli annali delle foto nostre su Instagram, io te Giammo, ho visto che tu spammavi una cifra AG. Era il vecchio AG. Ma in realtà AG è già più... è già più che cioè azzi se ne era per parlare nessuno avrebbe mai detto zì. No, mai. Perché mai. Noi la roba del zio non ce l'abbiamo mai avuta, anzi ci va abbastanza sul cazzo. A noi zio ci fa sui coglioni. Sì. Fammi vedere qua la pizza. Azzi, non mi hanno portato per tagliarla, voglio mangiare, se voglio bestemmiare. Azzi, guarda. Piegala in quattro. Guarda che pulizia. Ma che è una boscaia? Ah sì, ma non hai capito poi che mi sono presa. Sto fritto misto. Mo te faccio vedere il panzerotto che mi ha preso. Fritto misto. Ma ecco, stima mia. Ecco perché ti sei sboccato. Non sai a che giocava, zo. Guarda che fritto panzerottino, misto. Sì, guarda che zozzuria. Questo è tutto fritto. Romismore la pagina, sì, Romismore. Bello! Capito, questo magno schizza tutta mozzarella. Sì. Ma è per questo che sei, tipo, sei tutto mezzo deformato. Ma che ma... deformato? Ma che come deformato? Cioè, nel senso, capito che non è più Alba reformed. Mo schicce, grazie per il Prime, benvenuto. Bah. Pensavamo gli dai mozzico subito così, perita. No, sì, la devo tagliare, infatti mo tocca scrivere a Sofia, che palle. E... un tempo eri più un buffone. Ma non c'è tipo un tasto tipo predefinito di TeamSpeak nel caso. Guarda, Erfazona sta in full webcam, è ancora cringiatissimo. Non sa come si deve muovere. Io sto tutto sbragato. Ma che Erfazone, che braccio che c'ha, sì. Guarda che pagnotta. Ma è la sinistra, no? Sì. No, non manca quello delle seghe, allora, non è... No, dipende. Ma come fai quel balletto? Ho alzato, mister. Porco Dio! Tu c'hai il braccio che vanno da sole quando attacchi a questa cosa. Alle tre l'avevamo fatta, mi ricordo. Era tutto rosso. Beh, te gri pure, eh. C'hai quel braccio e il braccio zano, porco Dio. Ti ricordi quel braccio zano? No. È quel braccio, è quell'altro braccio. È quel microfono, sì. Sì. Vabbè, ho aperto questa birra, zico, questa cosa mi ha regalato mamma oggi, guarda che carino. Cazzo, una biretta ci voleva. E ne apri bottiglie, zico, scritto, e si capisce, love and love forever, sì. Bello. Love forever. Sì, ma mi regala gli apri bottiglie, mamma blu. Poncas. Questo è il braccio sinistro. Io ho fatto... Vabbè. Ricordate che non riuscivo ad aprire... Ah, sì. Le bottiglie? Ho scoperto che nelle farmici che c'avevo c'era l'apri bottiglie integrata. Vabbè, sì, però sei coglione. Super Stones. Ma che Super Stones ho Ma scoperto? Cioè, tre mesi tre per aprire una Coca-Cola. Ragazzi, urlo del Zoom. Insomma. Ma Marzo, quindi intanto le faccio sta curiosità. Ce l'hai dei 96 centimetri, il cazzo? Sì, fra. A me hai mai visto, come si chiama, quel cartone animato di quello che se sta... A me il cazzo se stacca quando poi richiamo Wi-Fi. Io lo so, Marzo, lo so cosa intendi. Il gigante buono. Gotta, sei un buffone. No, che One Piece. Anzi, il gigante... Hai mai visto il gigante buono? E lo richiami. È il gigante buono, l'hai mai visto? Quello de Fero che salva il mondo. Sì, bellissimo. Quello è il cazzo mio. Se spa, quello quando esplode per salvare il mondo, poi sta tutti i pezzi. Quando mi serve mi riunisco. Ma che stai a dire?
Chi è quell'altro con quel pantalone dell'uno? Ma quei pantaloni bucati, quell'altro. Se mi esce il cazzo è un piacere, sì, per la community. Ah sì, ma com'era fatto quella cosa che ho provato a dirti? Huge fan. Hugh Hefner là. Hugh Hefner, ma fatto, ma chi è? Ma fatto come quello di Playboy, ma chi cazzo? Hefner gigante. Anzi, che serata di merda, guarda tutto il tempo il fazzone, porco Dio. Madonna, spegni qua cazzo di fazzone. Porco Dio, pare che c'è il cappello in testa, zì, ma che cazzo di capelli c'hai? Anzi, c'hai la pista da atterraggio là sopra. Oh, ma regà, stai a Ciampino, zì. Regà, ma volevo parlare quella del Marzone, ci cioè fanno Tokyo 2020. Porco Dio, a me è Valbuena, contenta. Tokyo 2020. Guarda quello come magna l'immortale. Magari era bollente e te sei bruciato. Anzi, urlo del sium. Oh, vogliamo dare inizio a una prima domanda? Vai, ho paura di saperla, ma manna. Vale, grazie per il Prime, benvenuto. Allora, ne ho preso i pantaloni, mi stanno a criticare i pantaloni, sì. Fammi vedere, no, visti, ma sono quelli rossi? Sono quelli rossi, belli, da pornattore. Anzi, quelli sono comodissimi, secondo Madonna, me. Ma che porco c'ha, porco due, oh. No, cioè, quello è Amazon Prime. Amazon Prime, te Death Stranding con 40 kg addosso. Anzi, con Amazon Prime puoi beneficiare di tanti servizi e vedere The Marvels of Mrs. Marvel. No, ti puoi salvare gratuitamente, Marzo. Cos'è questa cosa? Cioè, dai, mai l'hai vista la pubblicità di Twitch? Fa The Marvels of Mrs. Marvel. O Sneak Pit con quello che si piega, no? Sneaky Pit, sì. Sneaky Pit, amico mio, ormai lo vedo sempre. Il mitico Sneaky. Troppo a queste domande, già, ma sono curioso di capire sempre che hai selezionato. Ma che sei curioso, Cri. Io, no, allora, no. Una l'ho dovuta per forza prendere perché, sì, non sai quanta gente mi ha chiesto perché ci chiamiamo, come ci chiamiamo. Io lo so che l'abbiamo detto 18 volte. Però tocca dirlo per un'altra volta. Vabbè, però può essere simpatico. Oddio, è caruccia. Quindi sì, chi è che l'ha detto? Così almeno lo metto pure... Giuri, domanda main. Il perché dei vostri nickname? Bella per tutti, soprattutto per il K. Vabbè, a me inizio per primo perché è una deformazione del mio cognome. Niente, non è deformazione, Marz. È un... È un diminutivo. Ma ci vogliamo da un ordine di risposta? Sì, ho levato il cazzo, ma che... perché ho detto così almeno se mi gombano Gozzano faccio il cognome completo, lo sapevo già. Ah sì, tavolinetto per frigo. Oh, oh mio Dio, sono tutto tavolino per il frigo, sì. Sono tutto mini frigo. E chi te smuove più là dentro? Ah, guarda, non lo so, st'estate ci faccio la colla davvero. Vabbè, Marzano. Eh sì, dai. Esatto, a me non è niente di... Il Just Hold Real davanti sono state cose viste... un po' a caso da altra gente che seguiva i tempi su YouTube che c'aveva tipo PD The Real Gue, capito? Poi non mi ricordo a chi cazzo lo vidi, però per quello è così. Ma se no il mio nickname, che è Marza e base, viene dal cognome. Invece per la parte di quando mi chiamano maestro, io ho man sui tempi della Road to Division 1. Non so perché se ne è uscito quella volta con quella cosa è andata dritta davanti. E Ninja è per questo. Oh, il ninja di Beri. Vai, Fazzo. Wow, ma che sono il ninja, vabbè, di ninja Beri. Di Bari, tu Marzo l'hai flexato, cioè, sì, quella è deformo. Ma lo faccio su tutti i giorni. Grazie che per l'idea. Faker the Bari, il ninja the Bari, metto the Bari da con un nome di uno famoso. Dappertutto, sì. E quindi il ninja è uscito da quello, solo che è stato più longevo perché sto a Forne ci ho giocato di più, però. Esatto. Ma lo sai che io il Fazzone non penso di sapere perché. Neanche io, manco io in realtà. Ma che cazzo? Allora, io al tempo mi chiamavo Fatal Shout. Ok, e Fatal Shout pure quello dice: ma dove cazzo è uscito? Quello è uscito perché su un diario della Comics, quando andavo alle medie, tipo, c'era scritto sto shout. E dicevo, oh, bello. E non sapevo che cazzo voleva dire, però mi piaceva la parola. E quindi ci ho aggiunto davanti Fatal. E vabbè, Peride. The Sium Shouter. Peride. E dico, vabbè. Poi ho visto che era una merda, ero entrato negli M200 e non potevo chiamarmi M200 Fatal Shout. È troppo lungo. Era troppo lunga e faceva vomitare. Allora c'era un altro ragazzo che stava con me in quel clan, che sti M200 erano un clan dei cecchini, ci sono stato pure col maestro dentro. E questo mi fa... gli faccio, dammi il nome. E lui mi fa, Fuzz. Ho fatto, ah, bello.
Fine della storia. Bello, molto è semplice. Corto, semplice. Mamma mia, Fazzo. Che tristezza, sì. Oh, che cazzo. Ma io il nome mio è ancora più triste, perché io ho il primo clan dei Trick con Zano, che erano tipo gli White. Io mi chiamavo Mojo e Zano ogni volta mi diceva che ero il Mojo Vileda. No, che White passi, Mojo, sì. Che passi tipo per terra. Allora mi aveva dato per cazzo sta cosa, perché mi ci prendeva sempre per culo. Allora mi ricordo che tipo, dato che mi dicevano che ero un sacco agitato, frenetico, così, allora ho detto cazzo, frenesia, così in inglese che ci possa bene, frenesi. Però dopo la K, in realtà il K, io non so da dove è uscito. Cioè, la K prima del nome l'ho messa perché Frenzy è tipo occupato da tutte le parti. Quindi su Instagram e su tutte le parti sono stato costretto a metterci la K prima del tu nome. Tu ti ricordi chi ti ha detto, chi ti ha dato le varie lettere che potevi mettere davanti al nome? Oddio, può essere che me le dette te, perché io mi volevo chiamare ai tempi, te ti eri chiamato tipo Blur67. Io ho detto, che cazzo posso mettere? Tipo X Frenzy, qualcosa davanti. Invece la K era l'unica che davanti alla F c'è... mezza che ci diceva per Kappa, sì. Meno male. E quindi è nata sta doppia cosa. Bah. Il cazzo è bello. E il cazzo ti chiamavi tipo T-Frenzy. Ertizi. Chiamami Ertizi. Ertizi, che schifo. Porco Dio, che depressione. Tommy, grazie per i 10 mesi. Per me saresti stato l'attito tabacchino infinito. Ah sì, T-Frenzy è tipo una marca delle macchine, tipo un Audi, un Audi speciale. RT telefono casa. Guarda che RT Mobile è la coti per Vodafone tedesca, è T-Mobile. Ma è quella che c'ha il Bayern Monaco, che aveva per tanto tempo sulla mano. Quanti cazzo ne sai, Marzo? Boh, io, vabbè, io il mio è parte da... è l'effetto di After Effects, quando ancora sapevo di dare, come direbbe... direbbe Zano. Quando ancora sapeva l'età. Mai cosa più saggia fu detta. Beh... ad un momento te sei proprio dimenticato. Ma che mi sono... ho cambiato, sono andato solo su Vegas. Su Vegas. Ma era di Vegas. After Effects era il boss finale. Ma il blur c'è da sì, sta ovunque, anche... Kappa. Però... vuol dire sfocatù. Quello che vedi il mio sfondo dietro è blurrato. Sì, sì, sì. E quindi la, c'è stava la cosa, dovevo scegliere tra blur e sharp. Poi col senno di poi meglio sharp. Blur che sharp, sì. Ah, sì, anche perché blur. Di sharp ce n'era me uno, uno io gamer sharp ci stava al tempo, lo ricordo, che era poi giocatore affilato, giocatore affilato. E quindi è uscito fuori blur. Mazza. Bello però. E io niente, io come vabbè, io Tony per Tony Montana, perché boh, perire. Mi piaceva Tony Montana e me l'ho chiamato X Tony Montana 23. Poi ai clan di Trick sono sempre stato Tony. E poi sono passato a Zano nel momento in cui sono passato a YouTube proprio. Perché Zano è nato come... che era un amico, cioè era un fratellino di un amico mio che non sapeva dire Cristiano. E quindi mi diceva Zano, Zano. Ed era diventato il mio soprannome di in real life proprio. E a me stava sul cazzo. A me il stava bambino o il nome? No, no, il nome. A me all'inizio mi stava sul cazzo. Perché tipo, non lo so, arrivava la ragazza, mi faceva... oh, ciao, Zano. E a me mi stava sul cazzo. Sì, vabbè, so sono quei cosi iniziali che ti danno fastidio. Ma prima, scusa se... scusa, cioè, sta domanda, ma... tu dopo ti sei chiamato Zano sul canale tuo Zano Mind e non Tony, perché hai voluto distanziare Zano, che era più personale come persona tua, e Tony che era riguardante tipo i Trick e tutte quelle robe lì, se non, se non ricordo male. Esatto, sì, perché poi volevo che diventasse il canale mio effettivamente. Mind perché all'inizio c'avevo tutta roba in testa che volevo fare, cosa che poi alla fine non è successa perché a quanto pare ho sfondato su FIFA, e quindi alla fine 17 perché è il mio numero preferito, il numero sono nato 17 e niente, è così andata. E 17 i numeri, 17 i numeri romani perché sono romano. Vabbè, oh. Allora, c'ha un senso, dai, c'ha tutto un senso. C'ha il suo senso. Toccava sfondare sul LOL. vabbè, andata così, oh. Dove andare così, fratelli? Che dove andare così, fratelli? Ma che LOL. Mamma mia. Banale ma efficace. Ah sì, è tanto, capirai. Fazzo, dai, sì. Ma sì, ma poi deve essere una cosa facile da ricordare. Se fossi chiamato... ma che è sta mosca che parla? Ah, tu. Dove c'ho? Dove c'ho, Fazzo? Dove sto? A destra, a sinistra, in basso? Un ronzio al centro. Sto al centro. E poi c'è lui, al centro. E poi c'è lui. IVX Onaz. No, ma io te vedo giusto. Io vedo che... e io pure. Mistero, fammelo spammetto da Amazon Prime, grazie.
Oh, ogni volta che Gianmarco oggi dirà spammetto da Amazon Prime, a tutte le chat ci deve stare lo spammetto da Amazon Prime. Ovviamente. Fate uno shottino ogni spammetto da Amazon Prime. Mamma mia, sì, mamma mia, ci vai lungo, sì. Dani, grazie del Prime, no, grazie di 7, Mario, grazie di 20. Kappa, Fabio, grazie di 7, apprezzato grazie la tua, il tuo interesse per la diversità Zano Tony. Hanno già, beh, già, beh. Già no, perché no, perché uno si potrebbe fare la domanda: perché non hai messo Tony pure sull'altro? È vero, no. Puntavo su di me. Ma che Tony poi è un nome, capisci? Zano lo puoi. Invece Tony, proprio qui ne avrebbero detto: ma come ti chiami Tonino? E dice: no. Sì, è come Ciro. Cioè, la gente pensa che Ciro si chiama Ciro, ma non c'entra un cazzo, capito? Ma guarda che Zano, però. Cioè, era stato mezzo furbo perché lui ai tempi, capito? Cioè, c'aveva il coso di Tony Montana sempre da tutte le parti. C'aveva l'immagine lì, c'aveva il dollaro che non so se c'ha più. Lo sto a cercare, ce lo dovrei avere poi. Eccolo. Quindi diciamo che se uno non ci arrivava, cioè... Aspetta, raga, che... Sì, Ciro non è Ciro, un attimo, è il coso di Ceris. Esatto. Come si chiama Ciro? Enrico. Guarda quella, Enrico Balzani. Bello, eh. Ah sì, bello. Ma perché lo tieni giù? Non c'è più posto. Che non me vado attaccando. Ah sì, urlo del maledetto Sium proprio. Bah. Tommy, grazie per il Prime, benvenuto. Per fate capire, Kappa, cioè a Ciro pensano che... lui Ciro lo senti parlare, l'hai sentito. Pensano che sia napoletano. Gli dicono, ma ti sei Ciro, sei di là. E lo senti parlare. Ma come si chiama Ciro? Enrico. Però è per farti capire quanto effettivamente, anche se lui avesse avuto il dollo là dietro, avrebbe fatto, ah, ciao! Io pure pensavo che si chiamasse Ciro. Capisci, questo è il senso. Allora, normale, pure io quando mi ha detto, ho detto, ma come ti chiami Enrico e perché Ciro, scusa, ma che vuol dire? E poi ha spiegato, vabbè, cazzo. Sì, Ceris vuol dire amore, là, in che cazzo di lingua era. Vabbè, quello... Ma che dolce, no, hai... Da un wibbo. Vai, ciao, Peppe, grazie 14. Sgancia. Volete qualche domanda, boys? Vai, Flex ragazzi, boy. Che cosa... Allunga me Guervino, Giamma. Quale vuoi dei tanti? Azzi. Ervinello da casa, dai. Azzi. Questo... Mamma mia. Azzi. Ma chi è? Sono 5 litri, 3 euro pagato, non mi ricordo dove, in quale supermercato. Ma che cosa sarebbe? Non l'ho più. Comprato per il compleanno di Sofia il 30 novembre. Cioè, se tu apri questa cosa, sembra che annusi il buco del culo di una gallina morta, probabilmente. Che cosa che tutti. No, sì, ma quello se più infiammifero te dai fuoco. Porco Dio, davvero. La roba chic. La benzina. Il Marzone è abituato alla roba chic che fa, è un rosé. Vabbè, è un rosé! Un rosé! Marzone, ma quello è anche il vino, Manca no, io non bevo, a bene non bevo, però li conosco un po'... Guarda, c'è la faccia da sommelier, sì. C'è la faccia da coglione, Anzi, ve smollo una domanda nel mentre che mi dai la pizza. Urlo del Sium. Vazco, grazie per i 100. No, Vazco, mo c'ho un paio di domande, non me le chiede così. Ma che vi posso droppare? Preferite la community di Twitch o di YouTube? Mallustio chiede. Come vogliamo effettuare il giro? Come prima, sì. Ah, ok, allora se inizio io, sì, tutta la vita Twitch. Ma Anche se devo dire, dall'avvento di molti YouTuber, su me compreso, su Twitch, ovviamente la community si è un po' plasmata all'essere più o meno simile. Quindi c'è chi c'è su Twitch da tanto tempo... Vedi, magari quelli del Fazzone giocano capi un po' di più. Era molto diverso, sia a livello numerico, perché si era molto di meno, che a livello effettivamente di cose che parli o chiedi così. Però per quanto mi riguarda, ho sempre preferito Twitch, più che altro perché si va ad instaurare più un rapporto personale tra streamer e persona, piuttosto che il commento sotto YouTube, che se io adesso ti aprissi il telefono e vedessi l'ultimo commento di YouTube è sempre c'è uno m'ha scritto l'altro giorno, ho sentito che non ti piace più fare il foro in P18, però a me che cazzo me ne frega, fallo comunque perché a me piaceva. Dai Marzo, ti prego, fallo!
Anzi, ma è rotter fallo, dai Marzo! Per farti capire, poi ovviamente dipende, c'è gente che ha una bella community creata anche su YouTube. Io per quelle che sono le mie di... Ma chi è che sta ma bussando? Ma chi è sta roba, raga? Non è so Rebecca io. Che sta martellando, che sta a scrivania. Ok. Scusate, ogni mortaggi, tanto... ma chi è pensavo, pensavo fosse il vicino. Io per quelle che sono le mie di abitudine, di community, posso parlare solamente per quello che ho creato, tra virgolette, io comunque mi si è creato attorno senza farlo manca apposta. E io ti dico, io preferisco Twitch proprio per il tipo di rapporto che hai, perché essendoci meno persone hai più modo di conoscere chi hai dall'altra parte. Però Marzo, cioè su Twitch c'è sta comunque, cioè quelli che stanno su Twitch c'hanno comunque YouTube. Sì, però quelli che c'hanno YouTube non è detto che ci abbiano Twitch. No, ma io guarda che... No, ma Marzone però... Ok, detto... sì. Il Marzone ha detto all'inizio però che tanta gente appunto che magari si seguiva prima da YouTube, quelli più così, si sono spostati su Twitch. Quindi quelli sono rimaste persone, diciamo, normali e serie. Poi su YouTube, come ha detto il Marzone, sempre apri i commenti, sì, e ci stanno tanti commenti che fa, raga, ma perché... e usate tutti gli stessi termini, robe del genere, e quello è quello che tipo è rimasto 40 anni fa o tipo che c'ha 2 anni che non sì, segue cioè nessuno, quello che ti fa, ma perché dici sì, Copizzano? Che cazzo? Ma, ma quella è gente, come hai detto te sempre, Marzo, che le è gente che arriva a caso. Fortnite, FIFA e tutta sta roba qua te vanno a pervire di YouTube, non perché te seguono a te come persona, ma perché hai sbustato o altre robe del genere. Quindi cioè io non ti faccio Robby Simone, benvenuti. C'è stato tutto Crazy, dietro, grazie per i due, tutte le amicizie, tutte le cose varie. Perché a loro gli frega solo dei pacchettini o se tiri due bestemmie sul gioco. Esatto, quindi infatti per quello è il discorso. E se vorrebbero limitare comunque a vederti senza scrivere cazzate. Sì, ma che poi ovviamente indubbiamente su YouTube più diventi grande e più diventa incontrollabile la situazione. Lo stesso per me vale anche, cioè lo stesso vale anche su Twitch. Per me al momento, guarda, la differenza secondo me è pure poca, sinceramente. Ah sì, tu perché hai una community comunque enorme anche su Twitch, quindi ovviamente... Sì. No, quello che dico è che magari preferisco quella su Twitch perché conoscono le meme, perché sanno come sono fatto, perché sono abituati a un certo tipo di ironia magari che facciamo, che faccio pure io, no? Quindi, bene o male, quando vedono un video e vedono che io faccio un certo tipo di battuta, ti faccio un esempio, e lo sanno come prendermi, perché vabbè, alla fine si sono abituati e sanno come sono fatto, mentre che quello invece che mi segue solo su YouTube, che non sa come faccio umorismo io, magari sa, potrebbe prendere e potrebbe lasciare il commento che non per cazzo. Il discorso, no? Che una volta feci anche in stream è, se ti vuoi vedere il best of di quello che faccio, senza sapere perché sono arrivato a sclerare, ma vuoi vedere solamente che sclero, c'è YouTube. Se invece ti interessa il perché e cosa mi ha portato ad impazzire, c'è Twitch. Quindi per ovvie ragioni preferirò quello che si è visto sei ore per vedermi arrivare a dire porco Dio, e non quello che ha aperto Marzo, per sentirmi di porco Dio al primo minuto. Certo, Marzo, io ti dico solo questo l'avevo detto a Zano, ma sta cosa fa ride. Oltre al fatto di Gianmarco, che mo lo tiro in ballo, che mise una foto su Instagram e con una sigaretta gli hanno detto stai copiando Zano. A me mi è arrivato un commento su YouTube da mi è arrivato un commento su YouTube da uno 08 e qua nulla a che vedere, cioè l'età non c'entra niente. Perché hai copiato il tatuaggio a Zano? Perché hai copiato il tatuaggio? Oltre al fatto che ce l'ho da 4 anni prima di lui e non c'entra un cazzo il tatuaggio mio con quello di Zano, ma te su un video di FIFA della Weekend League mi puoi venire a dire del tatuaggio? Ma che cazzo c'entra? È un po' così, però ripeto, mo ovviamente per mettere, lo dico anche per quello che diranno adesso le persone, ovviamente non si fa di tutta l'erba un fascio, è ovvio. Esattamente, perché quello che Zano disse più volte, ma penso che l'avete detto un po' tutti, Zano, tipo, io quando lo conobbi che avevamo 11 anni, 12 anni, quanto cazzo di anni era, lui era già molto più maturo di me. Cioè, se io tipo cercavo di creare litigi random, robe random, lui già stava avanti con la testa. Quindi, nel senso, io ero il classico che te poteva veramente scrivere perché hai copiato il tatuaggio su YouTube. Esatto. Però e lui magari era quello che invece te lasciava il commento serio. Non lo vorremmo mai scoprire. A proposito dei tatuaggi copiati, so che hanno messo Gianmarco, ci hanno due tatuaggi se sono copiati. Cioè, hai appena mangiato, sì. Pazzo, io ti dico che non te lo voglio far vedere solo per questa cosa.
Olè! Guarda che bello! Ah, eccolo! Guarda che cartolina, sì. Ma quel braccetto? Guarda mamma che bello! Ma che braccetto! Regà, è arrivato il momento! Pagnotta. Regà, sciuguiamo tutti le braccia, sì. Vediamo che c'è il braccio. Porco Dio! Anzi, mi dispiace, SpongeBob oggi ha dato, sì. Anzi, guarda che pagnotta, guarda che sto CrossFit! Guarda che pagnotta! Ma basta, sì. Il CrossFit che prende! Ah, sì, ma togli quel... Ti fa togli quel stuzzichino! Anzi, questo per fare l'aperitivo faccio con due olive. C'è sta la crema. Non mi parlate di olive, grazie, con gli aperitivi. Le olivettine, lo stuzzichino. Grazie. Sì, no. Vabbè, dai, tornando un attimo al discorso community, però in realtà... Cioè, alla fine io penso che Twitch sia meglio perché la gente ti conosce di più. Tu c'hai una differenza rispetto a tutti noi, forse è l'unico, è che tu hai streamato per tanto tempo anche su YouTube. Quindi differenza è che tu hai anche realmente constatato la stream, quindi la stessa cosa che fai adesso con YouTube. E comunque lì hai instaurato rapporti, cosa che noi alcuni abbiamo fatto poco. Alcuni ragazzi esatto. Ancora noi l'abbiamo fatto poco, quindi io la mia differenza sostanziale non è neanche YouTube Twitch, ma stream e video, quella è la differenza. Io penso però che dei ragazzi, quelli che da YouTube che mi ero portato dall'inizio, stanno un po' sparpagliati, un po' da me e un po' da te, Fazzo, perché noi al tempo streamavamo insieme. Sì, YouTube. Cioè io su YouTube e tu su Twitch. E te dicevi quando staccavo YouTube si rindirizzava tutti dal Fazzone. E facciamo così. È vero, è vero. E quindi se ne eravamo smerciati così. Gio, grazie per l'anno e per i 12, per il livello. Grazie per i 3. Molto vero. Molto vero, è vero. Io comunque, Riro e scherzo, ma mo il Marzone mi ha fatto venire in mente che io, quella volta del Fazzone che fece quella cosa a Roma... con le due tizie così, che tu crei, era tipo una delle tue prime live su Twitch. Io quel giorno lì avevo fatto la 41 ore su YouTube. Tu hai fatto la 41 ore? Che mi hanno pure levato, sì, vedi? Pure sta cosa. Cioè, su Twitch se fai una 41 ore ti rimane il VOD. Sì. Credo, no? Sì, ti rimane spezzettato, ma ti rimane. Beh, lì sono cose tecniche. Cioè, community su YouTube e Twitch, io direi che sono due cose così, secondo me, anche diverse che... È un po' più difficile, voglio dire, è proprio su YouTube mica arriva in istantaneo il feedback, su Twitch è istantaneo e uno ne può parlare anche istantaneamente, cioè in quel momento anche... Beh, però lì la differenza vedi, chat, è YouTube... Voglio dire, se io dovessi pensare a fare la streaming su un videogioco, cioè streamare un videogioco... È molto più tumorale su Twitch che farci un video su YouTube. Nel però senso vedi, che tu stai facendo la stessa chat cosa che ogni video? Volta sta là. Sì, sì, no, certo, Marzo. Io mi sto facendo video streaming. Video stream. Ma anch'io ho streamato abbastanza su YouTube, Marzo. Però, cioè, ma proprio in sé, tecnicamente, Twitch è superiore perché è un servizio di streaming rispetto a YouTube. Ah, no, vabbè. Cioè, YouTube e le streaming fanno sboccare. Ti offro un euro se mi segui su Instagram. Mamma mia. Ah, Madonna santa. Ma chi hai tirato fuori? Ma chi è che ha dato via sta cosa? Sì. Chi può essere? Gianmarco. È chiaro. Ah, Gianmarco. Che dopo però... noi ci sentivamo quando uno c'era un euro in debito, quindi seguivamo tutti su Instagram. Ah cioè, sì, a me mi donavano un euro, cioè come quando qua mi dicono me leggi il DM su Instagram, gli dico se ce la faccio, te lo faccio. E poi se la gente lo prendeva come te veniva a seguire, che cazzo ce devo fare io? Urlo del Sium, ovviamente. Io perché tu non hai followato, io ho followato. Io pure. A me che me frega, c'ho 2000 foto, gente seguita su Blursetti. A me ma ancora mi arrivano ogni tanto messaggi di chi riapre Instagram e se ritrova followato con scritto sei cambiato. Esatto, io sì. Ma due giorni fa, capito? Due giorni dici fa sì. Mi scrive uno, Fre, io ti avevo donato 2 euro, non mi stai più a seguire. Io pensavo che scherzasse, ma ha messo le faccette quelle incavolate. Faccette incavolate c'è da staccia a te. Ah sì, faccette incavolate. Ma io questa cosa non l'ho mai capita, anche perché, cioè io per esempio su Instagram non seguo nessuno, ma perché io devo avere la voglia di aprire Instagram e vedermi l'amici mia. Se io con tutto però, rispetto, se te seguo a te, io te posso pure voler bene, ma che cazzo me frega di dove vai te, cioè? Il Fazzone mi sa che segue meno persone di te, Marzo. Fazzone meno di me, io seguo nessuno. Però poi, quello è il concetto, è solo che non l'ho mai capita come cosa e continuo a non farla, anche quando tuttora ancora qualcuno arriva e me lo chiede. Ma perché, onestamente parlando, cioè, devi avere un rapporto, non è che se come io ti metto il follow su Instagram, allora da quel momento in poi...
siamo magari amici, cioè quello ti serve perché vai a fare l'amico tuo a vedere, guarda mi segue, che cazzo sono, il clown, capito? Cioè sì, sono io seguo solo le troie, sì. Com'è? Io seguo solo le donnine, ma le donnine. Ah, io ogni tanto pure c'avevo quella voglia di seguire un paro di donnine così per beccarmi quel bucio di culo in mezzo ai fan, capito? Quel giorno che dici che mi sveglio sotto. Ah, io le seguo 2000 e c'ho Instagram solo dei fregni, invece, incredibile, una cosa pazzesca. Io sai è perché hai deciso di seguire solo le fregni che ti hanno donato per quanto, per quanto possa risultare assurdo, io ho deciso di non seguire nessuna... Cioè, nessuna tipo fregna, roba del genere. Per il semplice fatto che tanto sì, vero quel bucio di culo lì, ma non ci posso fare niente. Lo vedo. Guarda che te triggera poi. Capito? Mi triggerava sta cosa. Quindi tanto vale che se mi alzo che mi gira storto, come dice Zano, non apro Instagram, ma apro un'altra cosa. Ah, beh, c'ha senso. Capito? Io preferivo, capito, che mi arrivasse da solo piuttosto che andarlo a cercare. Come Blur segue mia sorella? Sono quelle sensazioni, capito, che te le dici... Mazza! Che è successo? No, uno mi ha scritto, Blur segue mia sorella. Ragazzi, che te devo dire, bello. Sarà una bella ragazza. Ma chi sei? Erciagrone. Erciagrone, tu trovi una 2005 su Twitter, si le followa tutte. No, comunque, guarda, non che scappi. Ma perché, non scappi. Perché hai trovato una 2005 su Twitter? Per vedere, no, ragazzi, comunque, c'è da stare attenti, a chi scrive, a chi non scrive. Perché io zitto, ogni volta, tipo, stava a scriva una... Stamattina uno in chat, ma ci parli ancora con e scrive il nome. Qua la gente, capito, ne sa troppe, perché poi tanto la tizia magari c'ha l'amico o te conosce tramite così, se sparge la voce e fai la figura de Ermania così. Un pochetto sì. Del porca. E magari nei paesini è anche molto più facile. Capito, infatti tocca un po' sta col freno tirato. Col freno, vabbè, ma dai il gas, dai, devo da tutto. Oh, Giamma, mi hanno scritto che il figlio di Fedez ha fatto l'urlo del Sium. Ma no, dice che stava nella delle storie. A me una cosa che mi fa svegliare, ha preso bene, sono le storie di Fedez, del figlio. Il figlio di Fedez, cioè, ragazzi, dalle storie almeno sembra il figlio perfetto. Vabbè, poi chissà quante ne farà, però magari non lo metto. No, però veramente, cioè, bello. Mi fa più bene, perché è un sacco carino, mi mette proprio allegria, capito? Ma poi sai che fregno che... allegria. Oh, biondo, con gli occhi azzurri, pieno di soldi. Cioè, quello lì ha 11 anni, ci ha fatto più robe di me che c'hanno 23. Però sai che secondo me lo stanno educando proprio coi controcoglioni. Ma hai visto? Lui è piccolo, quanti anni c'ha? C'avrà 2-3 anni, c'ha? No, so, di meno, 2 anni c'avrà, sì. Ma avete visto la cosa, quella con le lettere, no? Che tu dovevi dare la forma, sì, e mettere... Che l'ha inserito lui. Ha fatto così. Lui è vabbè, ma guarda dopo, che credo che lei fatto sia che... fuori in istruzione, esatto, avranno, un educatore serio, ma al di là di quello comunque guarda che nascono un sacco più intelligenti. Io mi ricordo da ragazzino, noi, capito, già sapevi usare il telefono nascendo meglio di come usa tipo tua madre, capito? È vero. Proprio ce l'hai, crescendo, passando col tempo, ma si riesce a fare più. Cioè, che ho visto almeno, loro a lui, la maggior parte delle volte, non si rivolgono, no, capito? Dici tu, vedi un bambino, ti rivolgi tipo, bellino, ciao, guarda qua, che carino. Cioè, loro ci parlano come se fosse, capito, un adulto, no? Ma quello dovrebbe essere giusto, ma io la stessa cosa la faccio anche se parli quando parli con il cane. Perché non dirgli? Tipo, capito? Il cane capisce il tono, non la parola. Esatto. Se tu al cane gli fai... Porco Dio! Mica capisce che cosa gli stai dicendo. No. Sente il tono e pensa che gli sta di una cosa bella. Se la cosa gli fai... Magari muori! Capito? Così lui pensa che è bello. E sta lì tipo scoperto. E non si sa comunque, perché guarda se che... fa sta cosa. Non sì, l'ho mai ma capito. Marzo, te dici sta cosa, è vero, ma io qua dentro, tranne il fazzone... Io in primis, Zano e anche Gianmarco, e parlo che c'ha gli animali domestici. Qua tutti abbiamo fatto le cucine. Zano, no, ma anch'io, faceva... anch'io. Ciao bello, ciao. No, io pure... ma io sono scemo, però. Ma io pure lo faccio, capito, sì. Con un figlio. Io pure lo faccio. Parlargli a tono proprio da adulto lo fa crescere, secondo me, con una mentalità già superiore quando è piccolo. È una cosa intelligente un sacco, secondo me, da fa. Non c'entra un cazzo con i discorsi. No, beh, no, sì, grazie. Tanto questa cosa serve a parlare. Serve a parlare là dentro. Però. No, ma è vero. Io purtroppo non riesco. Una cosa che proprio mi viene da dentro. Quando vedo, magari, capito, il bambino o l'animaletto,
lo pio quasi per stupido, capito? E gli parli come se esatto. Cioè, non ha senso. Lo so, perché boh. Magari ti fa tenerezza e quindi ti esce tipo il lato di... Sì, non lo so, ma non si sa perché. Ma sai che poi dopo, se tu dopo ci vai a parlare normalmente, che un giorno magari abbai e dici, oh, sta zitto così, perché può capitare che io lo tipo lo faccio, che magari stai streamer così, lui non capisce perché il cane va... Che cazzo è? Il cane va a suo... Il cane va tipo a suoni, cioè nel senso tipo il campanello, se suona a defile lui vede che entra una persona, cioè memorizza quelle cose, quindi lui capisce quando te gli parli, solo se magari te gli fai quella vocina. È vero. No, ma è... questa è proprio l'educazione anche quella, sì. Tipo mia nonna. Boh, secondo me andrebbero. Secondo me andrebbero solo tenuti fuori dai cane. Social per un almeno all'inizio. I bambini. Ah no, io su quello. Secondo me i bambini, cioè quelli appena nati fino a almeno a 6-7 anni andrebbero tenuti fuori dai social senza cellulare in mano. Cioè, io devo dire, devo dire la verità, su quello lo dissi anche io in stream ai tempi. Però lì non puoi, c'è cioè, una scelta delle persone. Che alla fine io ti faccio l'esempio anche di Gabbo. Io, se mai dovessi fare un figlio, prima che non sia lui a scegliere di voler diventare, tra virgolette, popolare, io non lo farei mai. Ma perché scusa, stai prendendo tu la scelta per tuo scusa, figlio? Scusa, ma c'è una domanda un po' più importante. Sì. Ma perché il K sta vivendo sulla Torre di Pisa? Sta storto. Regà, oddio, è vero, ma perché sta storto? Regà, oddio, mi sono accorta adesso. Anzi, ma che è? Anzi, ma dove cazzo vive? Ti sei messa abbassata la web, stavi così, stai. Ancora più sto. No, sì, guarda. Vabbè, sì, guarda che se si mette a guardare con l'occhio che c'ha, porco Dio, la webcam la mette al contrario. Anzi, te posso guardare tranquillo dritto negli occhi, sì, lo sguardo della tigre. Ando sta a guardare. Ma sta a piarti, Rex. Ah, sì, ma perché adesso sta... Ma sì, ancora... Ma quel pavimento che cazzo ha fatto? Van Gogh! Ma l'hai dipinto tu blu il muro, Fre? Non era dipinto già blu? L'ho dipinto io, però... Beh, che cazzo è? Verde, blu e rosso? Ah sì, il problema di sto muro... Ma mo ho visto pure le coperte con gatto silvestro. Cimma, grazie per il Prime, Lexor, grazie per il Prime, Redox, grazie per i 5, bentornati. Legge, grazie per i 3, il livello 3 per i 3, Gipera, grazie per il livello 1. Mi stai inquietando? Ma che è? È vedi, tutto quel... No, no. No, sì. No, non toccare. Mamma mia, radioattivo. I miei devo dare una rinfrescata. Vaglia solo con la vernice, però. Sì, solo con la vernice, sì. Non ci aggiunge comunque altro. Comunque, K, guarda che tu stai palesemente non a fuoco, eh. Tu stai non a fuoco e stai a fuoco. Tutta la camera tua sta a fuoco, sì. Mosa è a fuoco, già, sì. Mosa è bello. Ma guardato nell'anima. Mi sento rapito. Te ciuccio l'anima. Oddio, te ciuccio l'anima. Io bellissimo. Il fazzone... Vanni e Bamesa. Madonna, Vanni, ma che fine ha fatto? Per multiplayer. Boh, stavo a parlare l'altro giorno pure con Fazzone. Grazie per i 200 bit. Madonna. Oh, ci domandina? Domandina? Vai, domandina, Giammo, vai. Mamma mia. questa è un po' brutta, dai, meglio non farla. Comunque, Fazzone. Oh. E io mi vedo proprio dalla prospettiva della web, è un effetto, secondo me è l'effetto della sedia, è un effetto ottico, è un effetto ottico della sedia col termosifone, perché io lo vedo anche in web mettendo la dritta. Meglio effetto ottico della sedia, sì, che avesse Orazio che t'ha fatti i lavori a casa, che c'ha il pavimento storto, fidate. Orazio. Porco cazzo Dio. È Orazio. Quello che mi ha fatto i lavori a casa. Anzi, te vedi il pavimento del salone mio, se ti metti tipo attaccato al pavimento, lo vedi che va al centro, sta così. Cioè, si potrebbe fare tipo il laghetto praticamente. E ma... poi... La merda, zio. Quando vuoi vedere queste cose, già io farei un applauso a Orazio. Vai andare alla macchinina. Ma che fate? Bravo, ma siete strani. Domanda riguardante la musica. Meglio quella odierna o quella dei 10 anni fa? Bah. Dei gustibus. Dipende da te. Se non dovrei essere un musicista per riuscire a
a capire realmente perché è una è meglio dell'altra. No, infatti, non essendolo vado d'orecchio. Lui dice meglio quella di... Noi famo più un... Tu dici preferisci? Famo sì, preferisci, perché effettivamente dipende dal mood. Se ma sono, non ho capito. Se sono in mood nostalgico, mi vado a sentire magari che poi 10 anni fa, magari per la mia età un po' tanto, diciamo tipi, non so, mo, ti faccio un esempio, i Sum 41, capito? Poi non so, non li ho sentiti realmente 10 anni fa, l'avrò sentiti 7. Però per farci... Ah, sì. Ci sono delle canzoni, ma zoo, che se siamo sentiti volatto gen, siamo sentiti la Tatu, quella... Dici, quella come, è... come faceva, già me la sono scordata. Cioè, sono quelle canzoni che ti fai sentire e fai, no, che canzoni di Cristo. È quando sei un po'... Ma devo dire che io poi c'ho un problema, che chi mi conosce lo sa, io ho la memoria un po' distorta sul ricordo. Nel senso che a me le cose vecchie tendo ad apprezzarle sempre di più di quanto realmente le apprezzassi nel momento in cui le stavo vivendo. Normal. Quindi io MV2 me lo ricordo in una maniera devastantemente bella, ma poi realmente parlando tante gliene ho dette MV2 su che gioco de merda, magari muore. Ma avete visto anche voi? Era nuvo quello, eh. Era un'apparizione aliena, sì. No. Ma so io matto l'avete visto pure voi? No, non ho visto niente. In tutto questo, raga, il dentista, no, per ride, mi sta a fare l'SBC, no? Le 82-88 per farmacia, ma ha trovato carba al tozzo, sì. Ma... Ad, apre pure i pacchi nel mentre. Le 82-88, sì, perché stiamo a fare le 83. Che giocatore. Comunque, insomma, quella è, quindi ti dico, molte canzoni io ti direi meglio quelle di 10 anni fa, solamente perché... Nella mia testa il ricordo di quando le sentivo è molto più bello. Ecco, quindi magari fra 10 anni ti dico che Moonstar da Supreme è una mina, mo ti dico è bella. Capito? Dipende dal ricordo che associo a quella canzone di quando la stavo sentendo. Perciò sì, per quanto mi riguarda sono uguali, no, dipende solo da... Perché le canzoni, poi magari ci stanno tante canzoni che te lasciano effettivamente qualcosa o ti ricordano un momento. Cioè, ad esempio, io mi ricordo Sere Nere... E quella lì che si chiamava Pompei De Bastiglia. Che io stavo ritornando a sta vacanzetta, sta gita fatta giù a Napoli, Reggio alle Caserte e tutto quanto con l'autobus. E c'ho proprio sto ricordo di quando c'avevo 13 anni che ho fatto sta gita e c'avevo proprio good vibes. Quindi quando riascolto quelle canzoni io mi ricordo proprio quel momento. Non so se vi capita, cioè se vi è mai capitato. No, l'associ a qualcosa. La musica è quella che ricordi di più perché l'associ ad un momento della vita tua, una situazione. No? Ieri io e Fazzone se siamo sentiti una canzone che non mi sentirei mai in vita mia, che è Old Prophecy, Old Photograph, quella che si usava sempre nei montaggi. Quella ci piace perché l'associamo a quel periodo dei montaggi così, ma se no realmente parlando mai mi ci metterei a sentire... Normale, cioè, siamo Untouched dell'Asia. Sì, bellissimo. The Veronica House. Vabbè, sì. Poi noi ci siamo fatti abbastanza giri di musica, nel senso, cioè, e un po' tutti i generi, le band, il rock. Poi siamo passati al rap italiano, trap quando è andata di moda. Abbiamo già, cioè, tipo per averci 25 anni, abbiamo fatto una fracca di roba. Cioè, se siamo stati fortunati col domani periodo. Mori, Fazzo, io sono felice, ma comunque hai fatto una fracca di esperienze. Ma voi l'avete visto il periodo tipo come si andava in giro, tipo o con i Nokia N70 o tipo col Nokia quello lì. N73 nel 341 o N73 o Nokia quello bianco, io c'ho l'N97 e io pure, ma Nokia già lì sta in Perù più avanti lì. Già è il periodo dei Black Eyed Peas. Però io ti dico tipo Nokia quello che se tirava su tipo Celestino 99 qualcosa che andava de moda tipo Stereo Love Infinity Love Sex American Express. No stress. Parla ancora prima. Questo è il 2006. Il telefono io l'ho avuto 2008. Tardi. Cioè, l'ho avuto presto, ma non quello dove potevi sentire le canzoni. Io il mio primo telefono touch che era multimediale, così, perché i miei si sono separati quando avevo 4 anni. E per sentire mio padre, mi compra un telefono della Siemens. Ero piccolo, cioè, avevo 5-6 anni. Un telefonino dove potevo parlare il primo telefono lo ebbi, ero già più grande, tipo periodo Rob da Comunione, ed era tipo un LG Cookie, si chiama, pennetta touchscreen, e là poi è stata cambiata BlackBerry N97, l'ho fatto io il primo proprio è stato l'N70 alla comunione, me lo ricordo proprio. No, l'N70. 220 euro. Ho baciato i sordi, zie.
Io c'avevo tipo a 14 anni, Dio caro. Io c'avevo un LG bianco che davano Gola 3, una merda. Che già tanto se potevi metterci mezza canzone. Perché io mi ricordo che te c'avevi l'iPhone 4, però già lì... C'avevo pure il 3GS, cioè, però era molto avanti. A te eri proprio già un tamarrone. Sì, però sul Nokia. Era un tamarro, cappa. Associerò sempre il mio Nokia N70 a quella foto di Vanessa Hudgens nuda. Oddio, è vero. Ci avrò sempre quel ricordo. Che veniva fuori da High School Musical e c'era la prima figa che ho visto, è stata di Vanessa Hudgens. Io invece ti dico AMV, Goku contro la prima figa che ho visto è stata di quella del piatto della carbonara. È stata quella famosa piatto di carbonara, mi ha mandato la figa negli MMS, zio. Ma come? No. Non ho capito. Erano, vi ricordate i messaggi? Sì, MMS, sì. Che costava tipo 2 euro a messaggio. 2 euro a messaggio, worth 2 euro che mi ha inviato, MSN, io usavo la web di MSN. E no, io te sto a parlare telefonicamente. Ah, ok. Lei mi ha inviato un MMS, sì, che sarebbe il messaggio, però che ci potevi inserire la foto. E io mi ricordo che poi quando ho dato sto telefono a mia sorella si è ritrovata sta cosa davanti, non capiva che era perché c'aveva tipo 8 anni. E ho fatto una figuraccia con mia madre, sì, epica. Madonna, che tempi. Boh, sì, comunque grazie. Per me non va neanche, io non la definisco neanche a periodi, perché c'ho musica di adesso che mi piace più di allora, quella di allora che mi piace più da adesso. E genere poi. È un po' sì, in base pure al mood. Esatto. Cioè, tipo io, io l'unica cosa che mi piace un po' più quella vecchia, perché c'ha forse suoni un po' più naturali rispetto ad adesso. Beh, sì. Adesso è un po' più troppo modificata. Elettronica, computerizzata, certo. Ci sta.